Benvenuti dal vostro Andrea. Di estensioni e di formati di file ne esistono davvero di tantissimi tipi e per tutti quanti i gusti. Ad esempio, non so, gli MP3 per la musica, gli MP4 per i file video, i JPEG per le immagini, i .zip, i .rar per i file compressi e così via. Ma che cosa è davvero importante in tutto ciò? Conta che vengano utilizzati in qualsiasi dispositivo, quindi compatibilità, su qualsiasi sistema operativo, che sia Linux, Mac, Windows, eccetera, eccetera, e soprattutto che durino nel corso degli anni, perché se io oggi faccio un file zippato e tra un anno i .zip diventano obsoleti e non posso più usarli, capite bene che mi trovo fregato. Quindi state sempre molto attenti alla tipologia di file che andate ad utilizzare, perché ci deve essere un programma open source, gratuito, comunque sia, che abbia la possibilità di essere utilizzato a lungo termine, proprio specifico per aprire, creare, modificare lo stesso. In un'era digitale come la nostra, dove l'informatica è in continua evoluzione, pensate un po' che esiste un formato che ci accompagna dal 1993. Oltre 30 anni di onorato servizio, una carriera invidiabile, ancora oggi è presente in praticamente tutti i nostri dispositivi. Sotto forma di bollette, di luce e gas, sotto forma, non so, di busta paga, sotto forma di pagella scolastica, sotto forma di ricette mediche, insomma, ci praticamente serve in qualsiasi circostanza. Il suo nome scientifico è documento in formato portatile, ma voi tutti lo conoscete come il mitico e leggendario PDF. Questo è il suo acronimo, Portable Document Format. Io stesso ho realizzato tantissimi video a riguardo, sia su questo canale sia nell'altro, su come convertire e modificare PDF, come aprirli senza programmi, come tradurre i PDF, come ripararli, eccetera, eccetera. Il mio secondo canale è stato eliminato, è stato cancellato proprio a causa di uno di questi video. Infatti, una famosissima multinazionale, se non la più famosa in assoluto, che ha a che fare con proprio i formati PDF, ha deciso che il mio video in cui insegnavo come modificare legalmente i PDF e con software gratuiti, che non era il loro perché il loro era a pagamento, ha deciso di debellare da YouTube il mio secondo canale, cancellarlo proprio un colpo di spugna e via da un giorno all'altro. Anni e anni di duro lavoro buttati nel secchio. Perciò ogni volta che parlo di questo fantastico formato cerco sempre di farlo con le orecchie abbastanza alzate, e dovreste capire anche il motivo a questo punto. Comunque, bando alle ciance, qualche mese fa ho portato un video su come gestire i file PDF, modificarli eccetera online, grazie ad un sito internet che io trovo stupendo, ovvero ilovepdf.com. Ci potete fare quello che volete, unire più PDF, dividerli, comprimerli, convertirli in altri formati, potete modificarli, ruotarli, aggiungerci una filigrana, una firma, ripararli, sbloccarli oppure proteggerli, password, quello che volete. E tutto questo senza installare programmi, senza sporcare il vostro computer, o quello del vicino, o della scuola, o del lavoro, o di un internet point. Se siete in giro e non volete fare casino, beh, vi basta caricare i vostri documenti qui e tutto quanto sarà fatto magicamente senza tante rotture di balle. Ad esempio, vado a fare una conversione di un file PDF in Word, lo carico, lui mi fa la modifica e me lo scarico ed è a posto. Posso anche mandarmelo nel mio Google Drive o addirittura nel mio Dropbox, senza nemmeno non so, avere una necessità di una chiavetta USB o di qualsiasi altro supporto fisico. Quindi direi che come servizio è ottimo. La vera domanda che a questo punto qualcuno di voi dei più maliziosi si sarà posto è sicuro tutto ciò? Ovviamente la risposta che vi do è no, assolutamente. L'avevo spiegato anche in quel video. Qualsiasi file che viene caricato online finisce in un cloud e quindi in un server fisico sparpagliato nel mondo, e tutto quello che viene caricato su internet diventa di dominio pubblico, diventa di tutti. Quello che finisce su internet è di tutti, mettetevelo in testa. Perciò vi ho già detto mille volte, non caricate mai cose che possono contenere vostri dati importanti, come, non so, patente, documenti, assicurazioni, bollette,
tutto quello che contiene dati sensibili deve essere assolutamente trattato in maniera offline, quindi solo nel vostro computer. Non diffondete i vostri dati per niente, per carità, non diffondete telefoni, non condividete mail private, perché se no dopo siete fregati, perché la privacy è fondamentale e non la otterrete di certo utilizzando strumenti online. Ne è la prova tangibile l'articolo che mi ha girato il nostro caro amico Fabio, che ringrazio tantissimo, davvero sei il number one. Tratto da ilsoftware.it, recita così: convertitori PDF online espongono i dati degli utenti. Scoperti ben due convertitori PDF online che hanno esposto più di 89.000 file accessibili pubblicamente attraverso un bucket lasciato non protetto. Abbiamo 89.000 file persi in giro per internet, comprensivi di documenti di identità, carte di credito, bancomat, PIN, abbiamo bollette, fatture, passaporti, di tutto. Ovviamente sono stati rivenduti, sono stati clonati, cioè vi potete trovare nella migliore delle ipotesi semplicemente della gente che vi rompe le balle al telefono, che vi fa telefonate o messaggi o spam di mail eccetera. Nella peggiore vi ritrovate non so, la targa della macchina clonata, vi ritrovate la bolletta che finisce a vostro nome anche se di qualcun altro, passaporti, documenti clonati, rivenduti con foto magari modificate, cambiano e si tengono tutti quanti i nomi eccetera. Quindi davvero molto molto grave, è una cosa gravissima che non dovrebbe accadere e che purtroppo può succedere quando andate a caricare online questi file. Per fortuna nell'articolo è specificato anche chi sono i due responsabili: PDF Pro e Help PDF. Sono due siti abbastanza importanti, dei validi competitor di I Love PDF. Non so chi sia meglio sinceramente, perché comunque bene o male tutti quanti hanno delle politiche abbastanza ferree, del tipo vengono cancellati i file entro mezz'ora, un'ora, 24 ore, una settimana. Ovvio però che se il sito mi dice entro 24 ore i tuoi file saranno cancellati, sì, ok, nelle 24 ore in oggetto magari viene clonato, viene rivenduto comunque tutto il contenuto, quindi state sempre attenti ed evitate di diffondere vostre informazioni in giro. Come si fa a proteggersi ovviamente da queste cose? I sistemi sono sempre i soliti. Prima di tutto utilizzate un sistema operativo decente. Nel mio secondo canale YouTube L'informatica per tutti, non smetterò mai di dirlo, corsi base ed avanzati per utilizzare Linux. Io lo sto utilizzando anche in questo momento, è il mitico Linux Mint, una bomba atomica, ci fate quello che volete, ha comunque tutti quanti i file assolutamente compatibili e quindi siete puliti. L'altra cosa è utilizzare un software open source oppure di qualità buona, va installato nel vostro computer, non richiede possibilmente troppi privilegi e che vi fa il servizio. Personalmente ne ho consigliati tanti nel corso degli anni e in tutti quanti i miei video. Uno di buono, di valido, può essere PDF Exchange. Questo lo scaricate, lo installate e vi fa praticamente di tutto. Detto questo, penso di avervi detto tutto ciò che vi serviva. Se non, iscrivetevi, commentate, attivate le campanelle, fate tutte le solite cose che dovete fare, perché vi ricordo che commentare, iscrivervi, mettere like, mi piace servono davvero a far crescere i miei canali YouTube. Quindi diffondete il verbo, mandate questo video e gli altri a tutti i vostri amici, mettetelo, non so, sullo stato di WhatsApp, sullo stato di Instagram, dove volete, così anche altre persone possono diventare un po' più sicure di loro stessi mentre utilizzano un qualsiasi dispositivo informatico. Sappiate che questa tecnologia è un'arma a doppio taglio. Grazie per avermi seguito, vi mando un bacio e alla prossima puntata. Bye bye!